fotovoltaico è sicuramente una tecnologia matura che soprattutto in unione con altre tecnologie tipo ad esempio lo storage porterà sicuramente al successo. Gli ostacoli sono legati secondo noi alla collaborazione tra i soggetti e a creare valore nella catena appunto di realizzazione degli impianti. Fotovoltaico anzitutto ha bisogno di stabilità. Ha bisogno di una stabilità che nel corso degli anni non sempre ha avuto, ma ritengo che con questa stabilità potrà affermarsi come tecnologia per giocare un ruolo fondamentale, per contribuire in modo determinante nel mix energetico appunto del paese. Dare la possibilità alle aziende che operano nel settore di poterlo fare, di poter lavorare, e servono delle indicazioni chiare da parte soprattutto politica per poter raggiungere questi obiettivi. Semplificazione dovrà essere la parola d'ordine in termini di burocrazia, in termini di connessione alla rete, in modo da velocizzare lo sviluppo degli impianti e permettere anche in applicazioni che ormai sono ben consolidate, quali l'installazione degli impianti su edifici industriali, di velocizzare appunto la connessione alla rete. Gli impianti si possono realizzare ma non si possono alle volte connettere, o servono del mesi se non addirittura anni per poter connettere questi impianti. Non vorremmo arrivare in situazioni come già ci sono in altre parti del mondo dove gli impianti sono stati realizzati ma poi se non è possibile connettere l'energia in rete, come ad esempio in alcune parti dell'America Latina, in Cile. Le autorizzazioni specialmente per gli impianti a terra stanno rallentando anche in maniera evidente alcuni impianti di grande produzione, probabilmente anche per il discorso paesaggistico. C'è una contrapposizione sulla distribuzione del valore, no? Quindi grandi player, piccoli soggetti. C'è una mancanza di formazione diffusa a livello nazionale, per capire sia ai cittadini e sia alle aziende, sia alle PMI, quello che può essere, diciamo, l'impatto positivo del fotovoltaico. Questo ci vuole una grande opera dal punto di vista del legislatore, ma anche, voglio citare anche il distributore, piuttosto che i generatori, piuttosto che i fondi di investimento, piuttosto che tutto il contesto deve muoversi all'unisono. Altrimenti non riusciremo ad avere quella giusta ed equa distribuzione di valore lungo tutta la catena. Tra le strade possibili che potrebbero dare dei miglioramenti c'è l'agrovoltaico, che potrebbe agire magari su più fronti. Il primo, uno snellimento magari delle procedure ad hoc per impianti agrovoltaici. Il secondo invece per una accettazione da parte dei cittadini dell'infrastruttura fotovoltaica non come quelle strutture che rubano il terreno ai contadini, ma anzi che valorizzano i terreni agricoli e che propongono una sinergia di produzione. Per le comunità energetiche probabilmente non manca effettivamente più nulla alla luce dell'ultimo decreto. Bisognerà capire bene chi andrà a finanziarle, perché non credo che poi i cittadini vorranno tutti farsi carico di queste spese, però ci sono penso che le utility avranno dei prodotti ad hoc per le comunità energetiche. L'unica cosa è che la comunità energetica in quel caso sarà un pochino standardizzata, quindi probabilmente l'utility darà un prodotto specifico a chiunque. Però sappiamo che le necessità sono diverse, perché case più o meno grandi, con più o meno persone. Credo anche che non ci sia una forte volontà, perché tipicamente questi mercati sono sempre stati appannaggio degli impianti tradizionali, che hanno sempre gestito insieme al gestore di rete, TSO, Terna per capirci, i servizi di flessibilità della rete, alla cui base ora sta esattamente questo mercato. Non vedo una grande volontà di aprire questi mercati anche ad altri attori, come per esempio i produttori da fonti rinnovabili. È necessaria una rivoluzione culturale che riesca ad abbracciare tutte le fasce della nostra società. Per fare questo è fondamentale che anche i cosiddetti media generalisti inizino a parlarne con cognizione di causa. Ricordiamoci che abbiamo più di 1,5 milioni di impianti fotovoltaici già installati e funzionanti in Italia, il che significa che ci sono già 1,5 milioni di proprietari. Serve però avere un approccio massivo affinché questo 1,5 milioni diventi velocemente 15 milioni e oltre. E per fare questo bisogna che la voce non sia solo quella degli addetti ai lavori, ma sia anche quello di chi più facilmente entra nelle case delle persone.